Porsche domina nell'inizio del calendario del motorsport a livello globale, per merito della vittoria incredibile nella 24 ore di Daytona, unita a quella nel primo evento del WEC in Qatar, quest'ultima completata dalla seconda e terza posizione sul podio delle Hypercar, segnando per il brand di Stoccarda un punto di partenza frutto del grande lavoro svolto prima nella stagione 2023 e poi nei test durante la pausa invernale. Questo incredibile risultato è però frutto anche di un solido progetto e di una strategia che si è rivelata assolutamente vincente. In questo contenuto analizzeremo nel dettaglio il progetto della Porsche 963 LMDH, cercando di capire quali successi e quale consistenza potrà confermare nelle stagioni 2024 di WEC e IMSA. Il prototipo Porsche 963 LMDH si distingue in pista come un vero e proprio gioiello dell'ingegneria automobilistica, progettato seguendo gli standard dei regolamenti LMDH, ovvero Le Mans Daytona Hybrid, e pone per la casa di Stoccarda gli obiettivi che formano l'essenza della filosofia Porsche: prestazioni eccezionali, un design straordinario e una passione per la velocità che supera ogni limite. Nel contesto dell'evoluzione delle gare di durata, i regolamenti che disciplinano le Hypercar nel campionato del mondo Endurance e nel WeatherTech Sports Car Championship gestito da IMSA hanno rivoluzionato il panorama delle competizioni con la finalità di promuovere l'innovazione tecnologica, la competitività e la sostenibilità, introducendo una nuova era di sfide e opportunità per i brand più importanti a livello mondiale nell'ambito del motorsport. La 963 è stata presentata al Goodwood Festival of Speed del 2022 con la tradizionale livrea rossa, bianca e nera, mentre il debutto ufficiale in gara è avvenuto alla 24 ore di Daytona nel 2023, il round di apertura della stagione del campionato IMSA Sports Car 2023. La partnership pluriennale tra Porsche e il team Penske, mirata alla realizzazione della 963, è stata annunciata nel maggio del 2021, con l'obiettivo di completare la lunga lista di vittorie con quella più importante della 24 ore di Le Mans. Con un design aerodinamico allo stesso tempo sinuoso e aggressivo, segno distintivo del brand tedesco, la Porsche 963 LMDH fonde l'eleganza delle linee di una hypercar con la potenza e la maneggiabilità di un prototipo da corsa. Il suo powertrain ibrido, unito alle tecnologie di ultima generazione, garantisce una combinazione perfetta di prestazioni, efficienza e affidabilità su ogni tipo di tracciato. Durante la stagione 2023 la 963 LMDH ha compiuto grandi passi in avanti nelle competizioni, sia nel WEC che nell'IMSA, dimostrando le sue grandi potenzialità sui tracciati di entrambe queste serie. Nel WEC, dove la gestione del degrado gomme e l'affidabilità sono alla base della competizione, nonostante le difficoltà nella prima parte di stagione, la 963 è riuscita, in particolare dopo la 24 ore di Le Mans, a ottenere una performance costante, investendo da subito anche in maniera importante sull'appoggio dei team privati come Proton Competition e Hertz Iota, condividendo una grande mole di dati raccolti in pista, finalizzati alla conoscenza sempre maggiore della vettura, che ha permesso di conquistare risultati sempre migliori, ovvero la terza posizione in classifica costruttori nelle Hypercar, in preparazione per la stagione 2024, che potrebbe essere quella di un grande ritorno ai vertici nel mondiale Endurance. In IMSA le due vetture schierate da Porsche Penske Motorsport sono riuscite a conseguire ben 3 vittorie su un totale di 11 eventi nel 2023, oltre a numerosi podi, chiudendo la stagione in seconda posizione in classifica costruttori. La Porsche 963 LMDH, se confermerà questi risultati, potrebbe diventare un reale punto di riferimento anche per i competitor, confermando di essere un'icona di eccellenza, innovazione e tecnologia nel mondo delle gare di durata. Le pareti principali del progetto della Porsche 963 LMDH sono progettate per massimizzare la deportanza e l'efficienza aerodinamica, assicurando una stabilità eccezionale e una tenuta di strada superiore.
Le principali componenti aerodinamiche includono l'ala posteriore, l'unico elemento regolabile da regolamento, progettata per generare un carico significativo, fornendo stabilità alla vettura in curva e migliorando l'aderenza alle alte velocità. Il diffusore posteriore è concepito per ottimizzare il flusso d'aria sotto la vettura, riducendo la resistenza aerodinamica e aumentando la deportanza, contribuendo a migliorare aderenza e stabilità, oltre alla porzione anteriore, disegnata per distribuire in maniera uniforme la pressione aerodinamica sulla vettura. Il telaio della Porsche 963 LMDH è basato sul concetto LMP2 prodotto da Multimatic, sfruttando materiali compositi ad alta resistenza come la fibra di carbonio e leghe leggere di alluminio, offrendo una combinazione ideale di rigidità strutturale e leggerezza, garantendo una maneggevolezza superiore e una sicurezza ottimale per il pilota. La Porsche 963 LMDH è equipaggiata con una power unit altamente sofisticata che combina un motore V8 biturbo a combustione interna tradizionale con un sistema ibrido avanzato fornito da Bosch. La potenza massima del propulsore è imposta da regolamento che disciplina le hypercar a 500 kW, pari a circa 680 cavalli, unita alla parte ibrida che consiste in un sistema elettrico KERS che recupera l'energia cinetica durante la frenata e la rilascia durante l'accelerazione, fornendo una spinta aggiuntiva al motore termico. Questo sistema migliora l'efficienza complessiva della vettura e fornisce prestazioni eccezionali su pista. La trazione posteriore è concepita per garantire una distribuzione ottimale della potenza, assicurando una gestione superiore della coppia su ogni tipo di superficie dei tracciati, mentre il sistema frenante con dischi in carbonio è a firma di AP Racing. La trasmissione X-Track è ovviamente di tipo sequenziale a 7 rapporti, progettata per massimizzare l'efficienza della power unit e garantire cambi marcia rapidi e precisi in ogni condizione di guida. Internamente il volante della Porsche 963 LMDH è una fusione di ergonomia e tecnologia, realizzato con materiali leggeri ma robusti come la fibra di carbonio, offre un'esperienza di guida senza compromessi, per mezzo di un design ergonomico con la forma progettata per adattarsi perfettamente alle mani del pilota, consentendo una presa sicura e confortevole durante le porzioni di tracciato più impegnative, come ad esempio le curve ad alta velocità. Il volante permette al pilota di controllare una vasta serie di funzionalità, come il sistema di gestione della trazione, il bilanciamento della vettura e l'accesso rapido alle impostazioni del veicolo, con un display LCD ad alta risoluzione incorporato che fornisce al pilota le informazioni in tempo reale. L'abitacolo della Porsche 963 è stato attentamente progettato per massimizzare l'efficienza aerodinamica e migliorare l'ergonomia per il pilota, attraverso un cockpit avvolgente disegnato per fornire un'esperienza di guida sicura grazie ai materiali leggeri e resistenti, come ovviamente la fibra di carbonio e l'alluminio, per ridurre il peso complessivo del veicolo e migliorare le prestazioni. In ultimo, la livrea della Porsche 963 LMDH è un'elegante e distintiva combinazione di colori e design che cattura l'essenza della tradizione automobilistica del brand di Stoccarda, caratterizzata da un equilibrio armonioso tra i colori rosso, bianco e nero, che creano un contrasto accattivante e visivamente piacevole. Il design commerciale della livrea mira a ripercorrere i tratti classici del brand, caratterizzati da linee fluide e dinamiche che seguono il profilo aerodinamico della vettura, con dettagli come le strisce laterali e i pattern sul cofano e sul tetto che conferiscono un senso di velocità e movimento anche quando la vettura è ferma. Gli sponsor e i partner commerciali sono integrati in modo strategico nel design, garantendo visibilità ottimale senza compromettere l'estetica complessiva della vettura. In sostanza, la livrea della Porsche 963 incarna l'eredità sportiva attraverso una combinazione audace di colori iconici e un design innovativo. In conclusione, al netto del BOP, Porsche Penske è stata comunque protagonista di un inizio di stagione incredibile, contribuendo ad aumentare ancor di più l'interesse già altissimo per il Mondiale Endurance e per il WeatherTech Sports Car Championship 2024. Questo era tutto per quanto riguarda l'incredibile progetto della Porsche 963 LMDH e il suo inizio stagionale nel WEC e IMSA 2024. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto questo contenuto. Se volete, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per vedere i prossimi video. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!